Incidente oggi sabato 26 maggio intorno alle 15:30 in corso Garibaldi a Venere Reale. A scontrarsi due vetture, una Fiat 500 condotta da una donna e una Fiat Panda con a bordo una coppia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venere Reale, Torino, le ambulanze della Croce Verde, Croce Rossa e la Polizia Municipale. La conducente della 500 è stata affidata alle cure del 118, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare dalle lamiere gli occupanti della Panda. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Fiat Panda, proveniente da Via Indipendenza, non si sia fermata all'alto del semaforo rosso, impattando così contro la Fiat 500. I vigili del fuoco di Venerie di Torino hanno lavorato insieme per liberare la coppia. Ed è nata anche qualche polemica tra i presenti per il ritardato arrivo dei vigili del fuoco, considerando che i volontari di Venerie sono a due passi. In realtà, i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente sul posto, appena chiamati dal 118. Con la nascita del numero unico 112 le procedure sono cambiate, creando non pochi disagi. I primi ad arrivare sul posto sono i sanitari del 118 che devono valutare ed eventualmente chiamare i vigili del fuoco, mentre prima con il 115 la chiamata era pressoché simultanea. Tutti e tre, la 43enne di Venere Reale, che si trovava sulla 500, e la coppia di Torino di 86-84 anni, che era a bordo della Panda, sono state trasportate all'ospedale Maria Vittoria.